ragazzi, sono la moglie di Paquito. Tu fai la controvoce. Lo sanno che sono la moglie di Paquito. Ciao ragazzi, lei è la moglie di Paquito perché Paquito è andato a dormire. Sì. Mi ha lasciato l'incarica a me. E allora ha fatto queste pagnottelle integrali. Vi lascio casomai la ricetta nel box informazioni, molto semplicemente. E poi adesso le andiamo a riempire e facciamo dei panini healthy light, carita sì. Style, rosy style. Allora, questi sono panini integrali. Uè, cosa stanno bruciando? Adesso stiamo facendo gli hamburger. Qua abbiamo preparato dei contorni, questo è un tortino. Questo è un tortino di melanzane. Buono, con parmigiano. Queste sono pomarole che ho fatto io con olio extravergine d'oliva, basilico, sale e pepe. E queste? E questa è una melanzana. No, sono melanzane e peperoni. E queste sono peperoni. E adesso qua mamma ci vuole... Questa si chiama in Sicilia, si chiama la caponata. Ah, buonissimo. E qua mamma hai preparato un po' di... Vabbè, che mettiamo? Sì, hamburger e melanzane? C'è pure l'insalata. Ok. Ah, ci sta pure la tzatziki. Va bene. Della maionese. Tzatziki. Invece della maionese e tzatziki, come è fatto questo tzatziki? Yogurt greco. E i semi di aneto. Semi di aneto. Aglio. Un cucchiaio di aceto. Ah, no, limone. Un po' di olio, però. E sale e pepe. Buono. Quindi tagliamo i panini. Nel frattempo sulla brace abbiamo cotto gli hamburger fatti da noi artigianali con finocchietto. Vado a mettere qui sopra. Ecco. C'è la paletta. Vabbè. Ok. Sto scaldando un po' i panini. Con la sottiletta light. E la faccio sciogliere. Hai visto? Ecco qua. E voilà! Adesso si scioglie e diventa buonissimo. Adesso ci metto l'hamburger. E ci metto le melanzane. Uno lo faccio vari gusti. Questo melanzane contorni, eh? Cos'è? Melanzane e peperoni. Poi sono le olive, i capperi e il basilico. Ecco qua, così. Ecco qua. Quest'altro invece lo facciamo tradizionale. Quindi ci mettiamo un po' di insalata sotto. Poi mettiamo l'hamburger, che si è sciolto tutta la sottiletta. Poi mettiamo la pomarola. Abbondiamo, guarda com'è bello. Mettiamo lo tzatziki, che è questa salsina buonissima, a posto della maionese perché stavo facendo un panino healthy light, quindi leggero. Ecco qua, guarda com'è bello. C'è niente per me? No. Quindi ragazze, questo è il nostro panino, guardate com'è buono! Potete anche comprare le pagnottelle già fatte, è arrivata anche ai pupi che puoi mangiare tutto il panino. Però ovviamente se lo fate, magari seguite anche il video di Paquito di come ha fatto lui l'impasto della pizza integrale, perché comunque è lo stesso impasto. E fate a forma di pagnottelle, lo infornate, comunque è più sano rispetto a quelli comprati. E poi potete farcilo come meglio credete, potete anche fare burger di pollo oppure quelli vegani, insomma, poi dipende dai vostri gusti. Questo anche è buono, lo chiamerei panino ortolano. E invece questo panino burger, quello là tradizionale. Lasciateci un like, ciao, buon appetito!